Partite da prima pagina, insieme ad AIS Romagna ed AIS Emilia, le guide 2008-2009 sono state presentate ufficialmente lunedì 14 luglio all'Enoteca regionale di Dozza, in provincia di Bologna, alla presenza dell'assessore all'agricoltura dell'Emilia Romagna, Tiberio Rabboni. Il 2007 è stata un'annata interessante, si è prodotto meno ma con qualità. I riscontri commerciali sono sicuramente incoraggianti, lo abbiamo visto anche al Vinitalo, a Verona. La bella presenza organizzata da Enoteca Emilia Romagna, del padiglione della regione, e poi le altre presenze fuori dal nostro padiglione hanno avuto un indiscutibile successo. Innanzitutto è con grandissima soddisfazione che saluto tutti voi in questo che ormai è diventato un appuntamento fisso grazie all'aiuto dei sommelier di AIS, che sono i protagonisti di questa guida, che dialogano con voi e con voi promuovono e degustano il vostro vino. Grazie alla Regione Emilia-Romagna, che è diventata un partner di grandissimo peso per la nostra guida e che quest'anno riesce anche a divulgarcela in modo ancora maggiore attraverso un ciclo di eventi che vanno sotto il nome di Un Mare di Sapori, di Emilia Romagna è un mare di sapori, che ci permetterà di portare i vini dell'Emilia e della Romagna in tutte le principali spiagge della nostra costa. Dozza è un paese con delle caratteristiche di cultura, in particolare di cultura vitivinicola importanti. È un luogo dove tutto il tema dell'enogastronomia è sempre stato tenuto in grande considerazione, e noi abbiamo la presunzione a Dozza di pensare che la possiamo legare, il nostro paese, il nostro nome, al vino, in particolare ai vini emiliano-romagnoli. Cinque edizioni, numero crescente determinato da una crescita qualitativa dei vini, come ho così menzionato un po' tra le righe anche dell'editoriale, sì, una qualità che cresce, testimoniata anche da 11 cantine che hanno avuto la doppia eccellenza, 5 cantine che hanno ricevuto l'eccellenza per la prima volta, quindi sicuramente testimonianza di obiettivi che sono mirati e che sono premiati e raggiunti. Le aziende quest'anno sono state 138 contro le 134 dell'anno scorso, però sono infinitamente meno di tutte le aziende che abbiamo in Emilia, pertanto un altro appello che vorrei fare proprio ai produttori di cercare di starci vicino. Noi non chiediamo niente, chiediamo soltanto 2 bottiglie di vino per poter degustare i loro vini, degustarli e mettersi non in competizione con gli altri, ma riuscire a farci comunicare il vino nel modo giusto, nel modo in cui i sommelier sono capaci di fare. È un percorso continuo che forse vorrei paragonare un po' anche all'attività di Enoteca regionale Emilia Romagna, passo dopo passo, stagione dopo stagione, vendemmia dopo vendemmia, anche l'Enoteca aumenta la propria attività, aumenta le proprie iniziative e cerca di essere sempre al fianco dei produttori per quanto riguarda la nostra missione, che è quella della promozione, di far conoscere sempre di più il livello qualitativo delle nostre aziende, dei nostri vini in Italia e nel mondo. Per me oggi è una giornata di grande soddisfazione perché finalmente vedo che abbiamo imboccato la strada giusta. I complimenti a Magni, che ha iniziato con Prima Pagina, con i miei sommelier che collaborano con le istituzioni, in modo particolare l'assessore Rabboni, veramente complimenti.
tanto per te.